Radio Station, Radio Bruno. Oggi ci colleghiamo con gli Praticamente sì. The Colors, Stash, benvenuto. Ciao amici, ciao, come state? Ciao, ciao. Stash, bene, tu come stai? Molto bene, contentissimo. Finalmente ci rivediamo, anche se non possiamo ancora rivederci di persona, ma lo faremo presto. Infatti, speriamo presto, dai ragazzi. Ma adesso speriamo di fare un bel Radio Bruno estate quest'anno. Assolutamente, sì, siete invitati, non prendete impegni. Ma tu lo sai che per noi veramente significa l'inizio dell'estate, vera. Che bello. Un po' anche per noi, sì, devo dire, in effetti. Quindi ci fa molto piacere che tu dica questo, perché sarà bellissimo. Quei pomeriggi in piazza, sai, con quel sudore appiccicoso. Ma che voglia. Quei volumi altissimi, i soundcheck, bellissimo. Che voglia che ne abbiamo tutti quanti, davvero. E tanti sorrisi e tanta bella musica. Adesso parliamo proprio della vostra musica, gli anni 80, che sono sempre più protagonisti delle vostre canzoni. Avete sempre detto che sono il vostro decennio di riferimento. A volte devo dire che sembra che abbiate una macchina del tempo e che la vostra ispirazione arrivi dopo un viaggio a 88 miglia orarie su una DeLorean. Perché vi piace così tanto? Cosa vi piace così tanto di quell'epoca? Ma allora, nel mio caso, quella decade l'ho vissuta di riflesso, ovviamente, perché sono nato alla fine degli anni 80, ma con una presenza così forte nella mia vita, mio papà musicista, quindi strumenti un po' in giro per casa, si ascoltava un certo tipo di musica e io li ho vissuti appunto dopo, dalla musica, innamorandomi di quel messaggio sonoro che era, che aveva come priorità quello di essere, di essere riconoscibili, essere iconici in ogni cosa, sia nei look, sia nella scelta dei suoni. Ti faccio un esempio: se tu avessi detto negli anni 80 a uno che faceva rock, bravo, sembri Vasco, non sarebbe stato un complimento, perché Vasco era Vasco e si cercava sempre di essere unici in un certo senso. Se adesso dici a una persona che magari fa musica in questo contesto storico assomigli a Post Malone, sembri Post Malone, quasi è diventato un complimento. Ecco, quel messaggio diciamo di base in ogni cosa che si faceva in quel periodo, e non solo, perché poi veniva comunque da una decade che è stata quella dei 70, che dal punto di vista strumentistico è stato il riferimento, perché The Dark Side of the Moon è uscito negli anni 70, i Queen sono usciti negli anni 70, quindi si veniva comunque con gli occhi sporchi di trucco della decade prima, ma con una voglia ancora più forte di essere unici. E questo è quello che secondo me mi fa piacere di più di quel periodo, sia musicale che visivo. C'era una ricerca in ogni cosa, motivo per cui mi piace citare nelle mie canzoni quel tipo di sonorità, per stimolare in un certo senso le persone che l'hanno vissuta, quindi stimolare un po' la nostalgia di quei suoni, di quelle metriche, di quelle melodie, armonie, ma nello stesso tempo poi essere contemporanei, come nel linguaggio, nel testo, nella presentazione, perché comunque anche lo stesso utilizzo dei social è un po' un contrasto, un'armonia di contrasto con quello che è il nostro messaggio artistico. È innamorato degli anni 80. Sì, una dichiarazione d'amore in piena regola. È una dichiarazione d'amore in piena regola. A proposito, ma sai cosa? Oltre che essere innamorato, se io facessi cose, vi racconto un po' in breve quello che è stato il nostro percorso. Cioè, secondo me la gente se ne accorge quando sei sincero. E quando, nel nostro caso, da Pensare Male in poi, abbiamo spostato le priorità da... abbiamo come obiettivo quello di fare dischi di platino, facciamo i numeroni, facciamo questo,
facciamo la musica che ci piace e tra 10 anni, riascoltando una canzone, a prescindere da come è andata in radio, con le vendite, diciamo, ammazza che bella canzone che abbiamo fatto, perché ci rappresenta realmente. E quindi il disco di platino diventa una conseguenza. Quello è il vero switch che è accaduto in casa Colors, cioè spostare la priorità, facendola diventare come conseguenza naturale. Devo dire che questo si sente davvero, sì, tanto, Stash, nelle vostre canzoni. Senti, oltre... Grazie, questo è un grande complimento per me, grazie davvero. Oltre all'amore per gli anni Ottanta e quello che ci hai appena descritto, nella canzone raccontate anche, diciamo, di un altro tipo di amore. Quando in una storia d'amore capisci subito che la persona che hai vicino è diversa dalle altre. Possiamo dire che lo hai vissuto tu un po' in prima persona con Giulia? Parte tutto da lì? Possiamo dirlo? Sì, sì, perché fondamentalmente io cerco di essere il più universale possibile quando scriviamo una canzone. E evito di mettere male, però vuoi o non vuoi, sei una persona e vivi certe cose. Nella scrittura vanno a finire le cose che tu vivi. E quindi in questo caso ho fatto un po' il giro largo per far capire, per raccontare un po' quello che è stato per me l'inizio di questa storia, che appunto è con Giulia, e che è stata un po' per me l'anti déjà vu, motivo per cui io nel testo dico sembra un po' un déjà vu, tutto chiaro stasera. È proprio quella roba lì che, sai, quando ti aspetti quasi in maniera sistematica alcune cose, perché quasi non credi più in un certo tipo di amore, e poi arriva la persona che quasi come con una sberla ti dice no, ti scardina tutte le convinzioni e le colonne. Abbiamo perso Accidenti. Il collegamento. Scusatemi. Forse c'è. Mi vedete? Sì, ci sei, vai. Scusatemi tanto. Dicevo, lei è arrivata e ha distrutto tutto quello che per me stava diventando un déjà vu continuo. E anche perché ti ha stravolto senso... la vita in tanti sensi, ti ha fatto anche un regalo meraviglioso, perché a dicembre è nata Grace, la vostra bimba bellissima. I figli ci insegnano sempre qualcosa, non siamo soltanto noi a insegnare qualcosa a loro. Fin dal primo giorno in cui nascono, cosa ti ha insegnato Grace in questi mesi? A parte cambiare i pannolini, ovviamente. Ma allora, mi ha insegnato a vivere il qui e ora, mi ha insegnato a vivere quello che in realtà io avevo sempre letto nei libri, sai, che mi ha sempre affascinato un po' come concetto filosofico, quello di vivere il momento, vivere quel momento e godere anche per pochi secondi di nel suo caso, un sorriso magari, adesso sta iniziando a fare anche le linguacce, bellissimo. Ecco, Grace ha spostato un po' il centro di qualsiasi cosa della mia vita, anche della musica, perché ha dato un boost, ha dato una specie di turbo, ha messo il turbo alle mie emozioni, quindi di conseguenza anche alla mia scrittura, all'interpretazione anche solo di una scena, di un'immagine, che è quella che sto vivendo adesso. Sono sicuro che senza di lei non sarebbe stata così, non l'avrei vista così. Quindi sì, mi ha insegnato a vedere del positivo anche nelle cose magari che a primo impatto non sono così positive. Ecco, mi ha insegnato a leggere la parte bella della vita. Sono importantissimi. Sì. Poi posso dirti, Stash, che io ti ho incontrato un sacco di volte, ti abbiamo incontrato un sacco di volte nel corso di questi anni, e non ti ho mai visto così felice e solare. Bellissimo. No, è vero, è proprio vero. Mi rendo conto che c'è stato uno switch anche dal punto di vista umano con l'arrivo di Grace, perché sono delle sensazioni che potrei cadere nelle frasi fatte, perché sai quando gli amici ti dicono ragazzi è la cosa più bella del mondo che il tuo amico ha avuto magari un figlio, no? E tu dici vabbè, sta dicendo la classica cosa, finché non lo provi non ti rendi conto, e poi quando lo vivi ti rendi conto che tutto quello che ti dicevano era proprio estremamente vero. Cioè c'è una specie di amore lì latente in noi, che nel mio caso è venuto fuori con una figlia,
e penso sia una delle cose più belle da vivere. E sinceramente mi sono reso conto che tutte le volte che i miei amici mi dicevano «Madonna, è la cosa più bella del mondo, non puoi capire, finché non lo provi non lo puoi capire», ecco, li ho capiti, li ho capiti, e giuro che questa cosa che tu avverti nel mio sguardo non sei la prima che me lo fa notare. Allora adesso sai cosa facciamo, Stash? Saliamo sulla cabriolet dei The Colors, cerchiamo di proiettarci insieme a voi in quel bellissimo panorama della costiera amalfitana, perché è da lì che arrivano le immagini proprio del video di questa vostra nuova canzone, che è Cabriolet Panorama. Dal grande Lido Azzurro. Sì. Sai cosa c'è? Che secondo me sarebbe bello parlare con te almeno un'oretta, però vorremmo che tu venissi qui a farlo. Quindi quando vuoi sei invitato, dai, ci farebbe molto piacere. Verrò, vi prometto che verrò. Grazie mille. Allora, The Colors, Cabriolet, Panorama, arrivederci naturalmente, a presto, naturalmente buona estate. Ciao Stash, grazie. Ciao Stash. Ciao amici di Radio Bruno, vi voglio bene.